Buongiorno ed innanzitutto buon sabato. Il giornale di oggi si apre con un primo piano dedicato all'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR. In Puglia aumentano i ricorsi, c'è fame di giustizia. Passiamo subito alle pagine delle province. A Bari tornano le baby gang, altre devastazioni. Prese di mira il parco Mimmo Bucci, un'area giochi a San Girolamo. Ci spostiamo nella BAT, a Minervino il cimitero delle auto rubate, è stata scoperta una discarica con 24 veicoli. E poi Foggia, apriamo con Foggia e la cultura delle cose belle, arriva il premio antimafia Fiori Blu. A Lecce commercio a Porta Rudie, solo caos, niente parcheggi. Il comune deve risolvere il problema al più presto, questo è l'appello della cittadinanza. E poi Brindisi, a Pani, le villette nei fondi agricoli, è scattato il sequestro. A Taranto finalmente due nuove gru, il porto diventa più sicuro e Basilicata, torniamo sugli accreditamenti, adesso rischia Villa Anna e quindi continua l'emergenza per le RSA. Così, noi ci salutiamo. Naturalmente l'appuntamento per parlare del giornale che trovate in edicola è per domani, sempre alla stessa ora e sempre su questo canale. Mentre vi ricordo che il nostro sito è sempre attivo, così come le pagine social, per tenervi aggiornati in tempo reale sulle notizie di Puglia e Basilicata. Grazie per essere stati con me e buona giornata.